E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono loggato in World of Warcraft, io in realtà per fare tutt'altro. Però appena sono entrato mi hanno sparato una quest e a Boralus, cioè tutto questo delirio con tutti i soldati eccetera. E mi è stato detto di parlare con questo tizio Ralston Karn e vediamo di cosa vuole parlarci. Speriamo sia qualcosa di interessante. Parla al fronte. Ragazzi, questo è Arati. Cioè, a Arati dobbiamo andare? What? E sostegge i portali. Oh, grande che ci fa il portalino. Ragazzi, non ci credo, dobbiamo andare a Arati. Non ci sto credendo. What? C'è un raro elite gigante qua in mezzo alle palle Arati. Forse dobbiamo ammazzarlo dopo. Chissà. Comunque, se non sbaglio, qui prima c'erano... Cioè, quando voi livellate normali... Qua ci sono tipo tutti mezzi ladri, roba del genere. Invece adesso a quanto pare è stato ripreso dall'alleanza. Che gran figata. Ovviamente ci sono un miliardo di persone in giro. Figo, questo posto è come se fosse una mini Stormwind. Allora, adesso ci fa svolazzare, non so dove. Però noi ci facciamo una bella panoramica. Come avete potuto leggere, se avete letto, niente, ci ho fatto fare un giretto generale descrivendoci la situazione attuale. E qua Argorok ha detto che c'è il nemico, quindi l'Orda, e dobbiamo conquistare quell'avamposto, da quello che ha detto il buon Grayson Bell, maestro dei rifoni. Comunque sì, il mio piano di fare una cosina simpatica è svanito da questa quest, che però si sta rivelando molto più interessante del previsto, molto bene. Mi ricordo su questo posto ci feci anche un video col rogue mentre livellavo. Se ce la faccio a trovarlo vi metto uno spezzone di quando sto qui. Spero di riuscirci. Comunque Arati è un territorio che io amo tantissimo. Non so perché, ma a me piace un sacco. Allora, qui dove cazzo sta? Caposquadra Tully. Devo andare sicuramente dentro. Devo andare sicuramente dentro. Eccola qua la nostra Tully. O Tullai, perché c'è la Y alla fine. A posto, niente, siamo lì, abbiamo detto grazie, e a posto, finito, va bene. E ci fa andare da tutt'altra parte, perfetto. E qui direttamente possiamo volare, giusto? Perfetto, allora facciamo molto più fast. Allora, qui dobbiamo verificare lo stato del capomastro Leo. Le foreste sono tranquille oggi, vabbè, ciao. Niente di che, molto figo questa rivisitazione di un posto vecchio, bello, bello, approvo. Allora, adesso facciamo rapporto. Non ci crede. Fu una battaglia verso upgrade. Dobbiamo ritornare a Boralus perché ho sbloccato qualcosa. E qui in più mi ha dato una quest che non so. Cosa? Che cazzo è sta roba? Non ci credo, mi ha dato 3,40? Ah no. Ragazzi, queste le prendiamo tutte perché danno tutta roba fighissima. Sono tutti qua? Ah sì. Guarda, lol. E no raga, qui queste le facciamo tutte. Non me ne frega un cazzo. Allora, partiamo in ordine. Cazzo, però 20 di ognuno. Non so, voglio fare un timelapse di queste cose. Dopo ci facciamo anche l'elite qua. 250 risorse di guerra sono tantissime. Presumo che qui avere la modalità PvP non attiva sia molto utile. Buono, buono, aiutiamo il tizio. Cazzo, io sto a tank, porca troia, mica mi ricordavo. Vabbè, bene, facciamo un mega pull. Tutti qui ragazzi. Tutti qui. Forza. No, cambiamo spec, andiamo da Fury perché da tank non faccio un cazzo di danni. Non muoio, ma non faccio un cazzo di danni. Te che riusciamo pure a prendere quell'elite laggiù, dai che ci riusciamo, che ci riusciamo. Ci siamo riusciti. Se proprio questo computer sta per esplodere, visto che mi mascate addirittura qui. Porco dingi, tra poco lo lancio di fuori, eh. Allora dai, non vi sto a far vedere io che ammazzo mob all'infinito perché tanto è sempre quello. Se succede qualcosa di particolare ve lo dico e ve lo faccio vedere soprattutto, ovviamente. Ok, fantasma vendicativi, ce li siamo già tolti dalle palle, è stato ultra fast. Adesso ci andiamo a spostare direttamente qua, visto che abbiamo due quest attaccate. Vediamo se riusciamo a fare tutte le quest di Arati in questo video, va.
Ve la faccio abbastanza breve. Ah, hanno bombato anche questi ragni. Questi qua erano tipo 40 di solito, nemmeno 30 qualcosa. Adesso sono 120. Oh, la Madonna. Aspetta, però, questi qua sono altissimi di vita. Cioè, veramente devo ammazzarli tutti? Ci metto 6 mesi a ammazzarli. 170k di vita l'uno. Questa mi sa che sarà più lunga del previsto. Porco. Spostiamoci magari qua giù, vediamo se è un po' meglio. Sì, che è meglio. Sì. Tutti qua giù, ragazzi. Ah, Bladestorm. Stesso principio di prima, ragazzi. Non mi sto a far vedere io che ammazzo mob random, perché tanto è abbastanza noioso. Tanto lo so che quello che interessa a voi sono solo le ricompense alla fine, vero? Vero. Anche a me. E ok, anche questa è andata. Allora, Yogre. Non conviene assolutamente farli lì perché c'è un'area ristrettissima. Andiamo a farli tutti qua giù. E ovviamente mi smontano questi pezzi di merda. E ovviamente ce la farò io che non volo. Levati dalle palle, roccetta. Anzi, cambio di giro. Facciamo questa. Poi scendiamo. Scendiamo ancora. Qua giù. Poi Elite. E poi vediamo tutte le ricompense insieme. Perché prendere tutte insieme è già sempre una macina in più. E così vi trattengo fino alla fine del video. Diabolico. Guardate come si fa per accaparrarvi un'elite senza fare niente. Stick! E poi lasciate fare gli altri. E poi si lutta. Un cazzo di niente, però. Ma perché me li da grigi questi? Vaffanculo. Di là non funzionava così. Si è creato un punto di raccolta di uccisione mob qua in mezzo. Lol, sembra veramente Mantine comunque così al momento. Ok, si va con l'ultimo. E anche questa ce la leviamo dalle pallette. Prossimo step, 20 profanatori. Morte ai profanatori. Giustamente. Che sono tutti su questa fattoria, immagino. Ok, vediamo se c'è già qualcuno che fa tipo le mobbate. Sì, guarda questo. Andiamo ad aiutarlo. No, però i peoni non ci servono un cazzo. Non ci servono, ecco, i fante profanatori. Madonna, là che mega pull. E si vola. Madonna, Bladestorm, spacco tutto. Spacco un cazzo. Questo c'ha qualche tipo di defesa in stanza. Non sta prendendo una sega di danno. Mazziamo l'ultimo e ci siamo. Stick. E anche questa se n'è andata, cari miei. GG. Allora, abbiamo poi quella più lontana. Dobbiamo ammazzare i troll. Tanto ci sono ancora orde di mob che mi seguono. Mi vedete di levarvi dalle palle subito. Guardate lì che non mollano. Levatevi dalle palle che se no non posso volare. Su. Praticamente sono arrivato a piedi. Ma niente, oh, niente, niente, guarda quello. Oh, sono arrivato veramente a piedi, vabbè. Cerchiamo le nostre mobbate solide. Questo ha tutto l'aspetto di essere un altare per i sacrifici. Oh, vedo che qualcuno qui si sta dando da fare, aiutiamolo, va. Il problema è che questi troll che sono un po' tutti sparsi, quindi non si creano delle vere e proprie mobbate come si faceva negli altri posti. E voilà, anche questa è stata conclusa. Ci è rimasta solo quella dell'ogre. Io me levo altamente dalle palle perché, non lo so, la gente si era aggrata mezzo mondo. Stavo pure per creparci. Oh, allora. Ma cazzo, qui sono tutti elite, no? Dai, no, vero. Anche dentro? Vabbè, allora cerchiamo di seguire il flusso di gente, così ce la famo easy. Sì, vabbè, questo sagrado, il tizio con 1700k di vita. Lo ammazziamo domani mattina. Sai, a questo punto non si molla niente, visto che sono rimasti solo 800k e lo buttiamo su, cazzo, questo stronzone. E eccolo che ci saluta, ciao ciao. Ma tanto sono sicuro, non me ne niente, infatti. Porco dingi, mai una gioia, oh, mai una gioia, mai. Cristo Gesù. Dai, che è rimasto l'ultimo. Tu laggiù, tu sei l'ultimo. E via. E si va. Vediamo se riusciamo a fare pure quel mobbone elite atomico. Utilizzando ovviamente il nostro looking for group di fiducia. Dai che forse abbiamo trovato un... Dai, vaffanculo! Come è stato rimosso. Anche perché qui sarebbe un vero e proprio raid. Visto che c'ho 7 milioni di miliardi di vita. Madonna, qui mi laggerà una cosa infinita il computer. Quindi il fight sicuramente non potrò mostrarvelo. Ci provo, ma la vedo malissimo.
Rasendo il mio computer mi sta dicendo allontanati, allontanati, che cazzo stai facendo? Però noi dobbiamo fare il nostro dovere di IPS. Quindi anche a costo di far esplodere il computer non si molla. Beh, per adesso forse quei 15 FPS li sto facendo. Catarroia, che palle. Arriverà il momento in cui... Voi non mollate il canale perché arriverà il momento in cui registrerò a 140 fps, quindi io con tutta l'impostazione ultra, tranquilli. Eccolo che ci abbandona. Affanculo, sta stagionando 100 e è passato tipo da 300k a 1000, così perché hanno attaccato. Eccolo! Stuck. E non ho droppato una sega. 370 droppa sto coso. Guarda, guarda la gente che cazzo deve droppare. Non devo droppare un cazzo, guarda che devo sempre essere lo sfigato di turno, incredibile. Vabbè, andiamo a godere del nostro loot alle quest se me la smetto di essere in combat. Ah, quanto cazzo è bello quando fa così. Che ci avete 350 quest gialle da consegnare tutte accumulate. Dopo le cose soddisfacenti. Ok, tutti pronti a eiaculare. Ah, guarda qui. Oh, cassa di equipaggiamenti, vabbè, pezzetto 340 che sicuramente non ci servirà, preparatevi, 200 risorse di guerra, azzerite che fa sempre comodo, 200 risorse di guerra top, 200 risorse di guerra top e 200 risorse di guerra top, vabbè, intanto ce ne avevo sempre pochissimi, non ce ne ho 1000. Allora, prendiamo questo 340 che non ci serve, ecco, posto, madonna, guarda, che cazzo parlo a fai? E adesso si torna a Boralus. Ok, consegniamo la nostra quest, vediamo che ci dice. Battaglia per Stormwind sbloccata. Che cazzo è? Raid? Oddio, che figata la mount del Brontosauro. Lol. La scrocchiamo pure per vendere le nostre cosine. Ragazzi, grazie mille per la visualizzazione. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, in cui andremo a esplorare forse il raid, o forse quella cosa che dovevo fare in partenza di questo video. Però chissà, chissà. Quindi io vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.